Ciao a tutti ragazzuoli e ragazzuole, benvenuti in questo nuovo episodio dell'Incubo del Cacciatore, sempre in compagnia di Obero. Prima di iniziare, come al solito ragazzuoli, lo sapete, per sostenere questa serie lasciate un bel mi piace se effettivamente questo video vi fosse piaciuto, ma solamente dopo averlo guardato, e commentate qui in basso perché leggo sempre tutti i vostri commenti, se vi richiedo qualche consiglio, se effettivamente avete qualcosa da dirmi riguardo a tutto. Nessuna cosa esclusa riguardante il gioco, ovviamente sarebbe accettabile, ma qualsiasi cosa, insomma. Detto ciò, nello scorso episodio abbiamo ucciso in malo modo il Rinato. Siamo arrivati alla bellezza di 56, 58 livelli, scusate. E non so se la mia build sia effettivamente la migliore da fare, ma per adesso mi sto trovando bene. L'unica cosa è che sto utilizzando veramente, veramente poco l'abilità di sparare. Credo che sia una cosa che dovrò migliorare, perché comunque sia abbiamo molto potenziale nello sparare e stordire i nemici. Qui non si apre ancora, non si capisce il cazzo di motivo. E io proseguirei nella zona che avevamo intravisto nella fine dello scorso episodio, ovvero l'edificio dell'Aula Magna, secondo piano. Eccoci qua, stiamo giocando con la nuova patch installata, la 1.04, che aggiunge alcuni cambiamenti, alcuni che ci riguardano. Mazza, prende poco danno, eh. Poco poco danno prende. Abbiamo una spada a più 9, ma sti cosi sono molto molto resistenti. E qui? Ah, un segreto. La balconata. Noi stavamo là sotto qualche giorno fa. Sento gente che sta morendo male. Ora, vediamo se questi cosi danno tanti echi. Sono parecchio facili da uccidere. Danno 1361 echi. Non male, ragazzi. Potrebbe essere una zona ideale per il farming. Ok. Sto vedendo se ci siano delle note in giro, perché hanno aggiunto questa cosa, che ci sono dei bigliettini in giro per il gioco. Ma no, nulla di fatto. Apriamo quest'altra porta. Qualcosa che vomita. Ah, stavi attaccando la parete. Ti ho disturbato. Magari tu soffri il fuoco. Sì, soffri il fuoco. Cioè, nel senso, la nostra torcia non è ovviamente potenziata quanto l'arma. Potremmo portarci due armi, visto che comunque il peso non lo abbiamo. Potremmo portarci un'arma normale e una elementare. Sapete, non è una cattissima idea, ora che ci penso. La presenza della luna senza nome, richiamata da Lawrence e dai suoi compagni. Sangue smunto. Sangue smunto, chissà se si riferisce a noi. Tre terzi cordoni. Ok. Se lo dici tu. So che sicuramente ha un significato tutto ciò, ma ora mi sfugge. Questi cosi hanno danno da fuoco. Questa porta fuma. E io devo passare di qua. Ce ne sono due. Oddio, che brutti. Sono studenti, quindi non è che mi imputano tanto terrore, eh. Non ho ancora sperimentato il danno che possano fare. E ho il terrore di doverlo fare, prima o poi, di doverlo testare. Hanno una brocca di qualcosa che ci lancia. Non si farma davvero male qui.
Ah, ok, il danno da perforazione è molto elevato su questi mostri, essendo delle gelatine. E ha senso. Ma perché andare qui? Per raccogliere solamente un pezzo di pietra del sangue. Ok. Questa cosa invece non ha tanto senso. Vediamo se effettivamente è vera questa mia supposizione. Il danno da infilzamento. Sì, è vero. Lo soffrono parecchio. Ok. Quindi, ragazzuoli, visto che, non lo so, in questi giorni stavo cercando un luogo dove farmare buoni echi velocemente, e che qui abbiamo comunque un bonus di danno aumentato da infilzamento con la nostra spadina, magari sì, è un buon posto dove venire. C'era una stanza simile al piano di sotto. Sei sedativi. Eccolo lì. Eh sì, perché mi faccio fregare da te. Chissà perché questi studenti sono diventati delle cose molliccie, sgocciolanti di mercurio. Non so se effettivamente sia mercurio, però suppongo sia così. Sto sentendo dei rumori strani. Ora, se non mi sbaglio, qua dovrei tornare. No, da qui. Possibile che non ho trovato nulla? Non capisco. Qua c'è un'altra stanza, completamente vuota, era quella con le due iscrizioni. Ma io sento dei rumori, aspettate un attimo, eh. Io sento dei rumori qua, a destra. Fatemi sentire. Silenzio, ragazzi, per favore, fatemi sentire. Qui a destra, sì. Ah, ok, no, niente, era lui. Ok, grazie di tutto. Non c'era nient'altro qui. Ho fatto un doppio giro per sicurezza, perché anche le porte. Ah, ecco, questo mi era saltato. Mastro Willem aveva ragione. L'evoluzione senza coraggio sarebbe la rovina della nostra razza. L'evoluzione? Stiamo parlando di evoluzione? Ora siamo arrivati a questo punto, sapete, una cosa a cui non avevo mai pensato. Se stessero cercando effettivamente un modo per evolversi da esseri umani a qualcosa di più, e non ci sono riusciti effettivamente. Vedete, qua, essendo un'accademia, una scuola, pieno di iscrizioni, di note, e anche questa cosa ha molto senso. Altre note, no? Dove andiamo a finire? C'è un forziere. Con all'interno una runa, comunione. L'avevamo già presa, non ne ho idea. Fammi vedere, sì. Però questa è più potente. Ah, sta cosa non la sapevo. Ero convinto che fossero uguali. Questa ci aumenta il numero di fiale più 2. Fatemi vedere anche le altre, per esempio Erede. Magari è più forte, dice la stessa identica cosa, perché non segna come dato, come numero, quanti più echi del sangue ci dà. Però se facendo dei test, magari potremmo capire che questa qui, un pochino più luminosa, ci dà più echi dagli attacchi critici. Lago Arcano. E ok, queste sono le stesse. Bene, non sapevo che le rune di Kerrill dello stesso nome avessero effetti diversi, nel senso che siano, si potenziano oppure no. Bene, bene.
Sì, devo affrontare te per forza. Per forza maggiore di cose. Cosa sei? Un piromante? Ah, però non prendi danno. E quello mi fa molto molto piacere. O se ne prendi particolarmente poco. Perché hai le mani infuocate? Ok, ragazzi, dai. Ci sembravano grandi anche quelli a Cathedral World, ma adesso sono delle caccolette. Lo diventerai presto anche tu. Però la presenza di questo mostro qua è parecchio parecchio strana. Perché un mostro così grande qui dentro? Per nostra fortuna il massimo di attacchi che riescono a fare alla volta è uno. Ok. Abbiamo sconfitto il guardiano che ci droppa frammenti gemelli di pietra del sangue. Non ho visto quanti echi. Qua c'è una botola. Oh mio Dio, non l'avevo vista. E la porta. Ok. Leggiamo qui. Temi chiare. Ok. Chiare, devo temere le chiare, le persone che si chiamano Chiara. Eh già. Eh già. Siamo arrivati dal tizio che ci parlava attraverso la porta. Ehi. Oh, oh, oh! Che cazzo c'è? Ehi. Oh, non può essere. Tu non puoi essere. No, non l'hai fatto. Mio signore Amigdala. Come puoi essere ancora in vita? Implora pietà. Aspetta un attimo. Hai una cattiva opinione di me, forse? Certo che penso male di te, maledetto. Mi hai gettato in un burrone e per niente. È Patches, ragazzi. A quanto pare Bloodborne e la From Software ha deciso di portarlo anche qua, ragazzuoli. E più che la iena, questo è Patches il ragno. Davvero, davvero orribile. Allora, se tutte le altre mutazioni che ho visto finora erano aberranti e parecchio disorientanti per quanto riguarda. Si dice disorientanti, non lo so. Comunque sia, mostri brutti da vedere. Tu sei parecchio, parecchio ridicolo, devo dirlo. Però il tuo pelo è ben curato, insomma. Vabbè. Allora, facciamocelo amico. Oh, mi fa male sentirlo. Il tuo risentimento contro di me è mal riposto. Ho condiviso con te un grande segreto e hai assistito a un miracolo che ti ha reso più forte. È tutto chiaro e semplice. Ora, te lo devo dire, tu eri un agnello per il mio Dio. Beh, tu non dovevi saperlo. Non era una cosa che dovevi sapere. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Ok, lo so, dovevamo farcelo amico, ma ho premuto la cosa sbagliata, quindi pazienza, ti incontreremo di nuovo, Non Patches. importa. Questi dettagli sono inutili. Ormai siamo buoni amici. E questo esprima ciò che le parole non possono. Metamorfosi antiorari, anche se siamo comunque ostili con lui, ci dona Oh, non un'aura. dubitare di me, mio buon compagno. Cos'è l'amicizia se non un incontro nato dal caso? Ha un pendente. Ah, salve. Ti chiedo scusa, ma sono immerso in una riflessione sulla grazia di un certo Dio e sul modo in cui ha manifestato il suo amore.
Ti chiedo. Ok. Stato un piacere. Davvero, davvero una bella rivelazione. Ok, che cosa c'è? A parte apriamo qua, perché un po' rotti i coglioni. Apriamo qui la scorciatoia e torniamo su. Ci ha detto che per il suo dio, quindi Amigdala, che lui nomina come la nomina al maschile, ma credo che sia comunque un mostro asessuato, come ho già detto in passato. Prima di aprire, fatemi finire. Eravamo un agnello sacrificale, quindi per un rituale, appunto, che riguarda non so cosa. Particolare, molto molto particolare. Apriamo. Ci troviamo nell'incubo di Menzies. Eh sì, effettivamente ha tutte le sembianze di essere un bellissimo incubo. Ok. Facciamoci largo in questo nuovo abominio di architettura. La donna suona una sinistra campana di nuovo. Credo che faccia parte comunque della zona dell'incubo. Io sento ancora piangere, dannazione. Testiamo il nostro danno. No, no, va bene. Il danno ci sta. Cazzo è. Oh! Ma dei vermi sono. Ma sono mega resistenti. Cioè, al momento erano più forti i vermi che il mostro. Ma sono usciti dal mostro. Ho paurissima. Aspettate un attimo, eh. C'era una lucertola. Eccola lì, vaffanculo, l'ho sentita. No, no, no. Oh, puttana. C'era un castello, volevo vederlo da lontano, vabbè. Ok. Allora, il gioco per quanto sia. No, dai, che cos'è? Ho paura. Ho davvero paura adesso. Sauron. È Sauron, ragazzi. Ok. È sconcertante questa cosa. C'è qualcosa lì che ci infonde follia. Non dobbiamo guardarlo. Scendiamo qui, per fortuna nostra, c'è una lanterna. E questa zona è. Cazzo, dobbiamo farla così. Che vi devo dire? Vabbè, grazie. Sì, la campana sinistra suona il suo cazzo di cosa. L'avversario Merue è qui. Chi? Cosa sta succedendo, ragazzi? Non faccio danno. Ne faccio poco. No, 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 siamo tornati a questo punto. Ma era un giocatore in PvP? Era un NPC o un giocatore in PvP? Non lo so. Vabbè, comunque siamo qua. Siamo a quella lanterna.
E di nuovo il gioco mi stupisce cambiando le carte in tavola. Ora, se quello era un giocatore del PvP, io non lo so. In teoria dovrebbe riapparire se non lo era. Ok, scusate, io prendo questo e mi do. No, era un giocatore PvP. Ma pensate. Dispositivo non è utilizzabile. E voilà, la seconda lanterna. Credo di averle chiamate campane per un po' di episodi. Era il nostro primo incontro PvP, ma io non lo sapevo. Pensavo fosse un NPC. Aveva un nome talmente normale per questo gioco. Cioè, non era un nome con X o con cose particolari che mi potesse far capire che era un giocatore. Poteva essere tranquillamente un NPC, ma vaffanculo. Quindi il nostro primo incontro. Va bene, va bene. E qua è tutto chiuso. Già. Sì, sì. Buttati che è morbido. Ora, dobbiamo scoprire che problemi ha questa zona. Anche qua il dispositivo, ma per accendere cosa? Nessuna pietà per simili del cosmo. K. Scappiamo da questi. Vedete, ci vengono queste lance addosso, ma non subiamo danno effettivo. Forse un po' sì, sapete? Sì, un po' sì, ne dubbiamo. E comunque sì, i cazzo di vermi escono dal corpo di Ciccioli. Grazie, caro. Grazie anche a te. Sì, lo so, ragazzi. Stavo correndo un po', ma sapete, ho la pazzia che imperversa su di me. Ora. Ora ho anche dei sassi che mi rompono le palle. Vabbè, grazie, chi è stato? Tu là sopra? Ok, ho capito che devo correre fin lì, finché non levo questa cosa che mi fa follia all'infinito. Quindi, corriamo. Ah, siamo qua adesso, è vero, corriamo. Ok, ho scoperto che funziona solamente a contatto visivo. Madonna mia. Vabbè, grazie. Ok, ragazzuoli. Abbiamo fatto fuori la prima belva. Fatemi ammazzare questi cosi che sono decisamente fortissimi. E vabbè, vaffanculo. No, ragazzi, non è decisamente una zona ideale per combattere mostri, visto che abbiamo sia la follia sia i tizi che ci tirano robe. Quindi ho preferito correre. Per adesso, finché non... Camadosca. Finché non eliminiamo il fattore follia, poi piano piano torniamo qua. Se ovviamente possiamo entrarci, possiamo entrare qua. Spero di sì, anche perché non ho altre vie. Dai, affanculo, sono sotto animazione di apertura porta, non mi fai nulla. Esatto, non mi stai facendo. Fammi entrare, pezzo di merda.
Pezzo di merda che non sei altro. Ma porca troia, ma te pare che questo mi blocca la via e poi mi piazza il pene davanti così? Ok, ho preso un pezzo di pietra, fammi passare. Per favore, lasciatemi vivere. Lasciami vivere. Lasciami vivere, non tirarmi. Massima, donna mia, lezzo. Lezzo, laido. Fammi entrare qua. No, 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 vaffanculo. Andate via, andate via. Ho altre cose a cui pensare. Per esempio che questa stanza sia piena zeppa di non si sa che palle. Oh mio Dio, abbi pietà di me. Oh mio Dio, davvero? No, questa deve essere l'immagine di copertina, ragazzi. Ok. Ok. Quindi, per esempio, una buona scelta sarebbe non andare proprio sotto al ragno. Sei mia. Muori male. Godo. Sangue freddo di un familiare. La donna se n'è andata. Il suono della campana sinistra è cessato. Non è che se n'è andata. È stata letteralmente spaccata dalla mia, potenza. Del mio pergine. Tu scendi? Potresti scendere, per favore? Voglio vedere che mostro sei. Potresti scendere? Ah, ok, grazie. Sì, abbiamo incontrato Patches, forma ragno, ed eccoli qua. Quindi lui viene da qui, in teoria. Non sono particolarmente forti. Non forti quanto quei fottuti ragni di Rom, il ragno ottuso. Per mia fortuna. Oh, guardate che bello, ragazzi. Beh, la cura per i dettagli di certo non manca a questo gioco. Ed è uno dei giochi che ne ha più bisogno, diciamo. Questa tipologia di gioco ne ha più bisogno. Più dettagli ci sono e più si può analizzare tutto. Ma questo è un boss o no? Fatemi capire. Oh mio Dio, no. Via. Molotov, scelgo te. Li punzico, guardate, pam. Fa davvero un sacco di danno. Ok, questa cosa me la devo tenere da mente, che alcuni determinati mostri, quelli che sembrano un pochino più tondetti e mollicci, soffrono l'attacco da perforazione. Quindi, carissimo ragno che sei sceso giù e che non porti guadagno, ma porti solamente la mia morte. Che cosa vuoi? Ce n'è uno dietro, vero? Sì. Io ti salterei in testa, molto volentieri. Volevo vedere se qua c'era una parete illusoria, poteva essere. Quello che farò io, carissimo, è se ti sposti un po', per favore... Qua, bravo. Sa. In teoria dovrei farti molto più danno. Oh, cazzo, cazzo. Vabbè, ma vaffanculo, va. Cos'era sto attacco qui? Hanno un simbolo comunque in testa e sul di dietro. Ok, eccoci tornati qua. Ora, come prima, facciamo fuori la tizia qui. Che non c'è più. Particolare qualcosa. Ragnetto di scendere. Ok. Ora. Sì, voi venite dai. Di danno ne fanno parecchio, ragazzoli.
queste zampette pelose e droppano un sacco di proiettili di mercurio, veramente tanti. È da notare questa cosa qui. Ok, potremmo passarlo, però io voglio ucciderlo perché ha comunque i miei echi. Quindi come farlo nel migliore dei modi? Allora, aspettate. Sicuramente uccidendo le acque. Qua c'era qualcuno, no? Ok. Allora. No. Non volevo fare questo. Voglio scappare. Scappa. Ma fa culo. Ok, volevo fare questo prima, ma è caduto di sotto. Oh, porca puttana, da dove? Da attraverso il muro, che non è possibile che ci sia passato. Vabbè, dai. Zack! Guarda il danno che ti ho fatto. Guardalo il danno che ti faccio. Puttana di una Shelob. Mi sei incantata? A me va bene. Questo sarebbe un mostro comune, no? 11.000 echi, che lo faccio. Un bel po' di proiettili. Potrebbe esserlo, perché comunque... Ok, che è una nuova zona, ma... di danno ne prendeva parecchio. Quindi sì, sono uova, non sono palle. Sono uova di ragno. O sono occhi. Sembrano... sono occhi. Occhi. Ok. Stanza completamente coperta di occhi e ragnatele. Bello. La madossa dello sciamano. What? Cos'è? È un coltello, dai. Una lama d'osso rivestita da rivoltante fluido spinale. Devo dire che l'immagine è molto molto bella. Viene usata dai guardiani del vecchio labirinto, in particolare da quelli che presiedono i rituali. Quando una vittima subisce un taglio, il fluido spinale verde ne annebbia temporaneamente i sensi, rendendole difficile coordinare i movimenti. La lama, che non è adatta per una battaglia, deve tagliare in profondità per essere efficace. Nel farlo si spezza. E ne abbiamo tre. E credo che siano dei coltellini. Però ne abbiamo tre. Colpisci di taglio i nemici per disorientarli. Ci servirà? I don't know. Non lo so. Bellissima la luna. Davvero davvero bello. Ed è cambiata di nuovo. È passata da rossa a bianca. Ci troviamo sul ponte che abbiamo visto da lì. Da una qualche sporgenza più in basso, se non sbaglio. L'abbiamo già visto. L'ho visto sto ponte. Dalla sporgenza dove stava la strega. Non la trovo da qui. Vabbè, comunque sia. Tu sei un cacciatore. Caccia tutte le ore. E hai la mia stessa spada. E mi fai un fracco di danni. Vieni, vieni. Ecco, l'ho preso io. Cos'è? Ui. No, spruzzi l'acqua. Che è? Perché hai la mia stessa spada?
10.000 echi. E del sedativo. Ok, allora non ditemi che anche questo è un mostro. Mostro comune che respawna. Siete in cazzo. Ma questi? Ma che belli! Ok, devo dire che hanno parecchia parecchia fantasia quelli della From. È un occhio. Un occhio infilzato con un'asta di non si sa che. In più ha delle zampe da ragno. E l'asta sembra un qualche tipo di radice. Ok. Hanno pippato pesantemente prima di disegnare le ambientazioni e i mostri di questo gioco. Ah, dicono che ce ne sono pochi qua sotto, eh. Ok, andremo con ordine. Sono bambini. O nani. Spero che siano nani. Qua c'è un forziere bianchissimo in confronto a tutto il resto. Con all'interno la spina dorsale gialla per due. Già l'avevo, quindi è inutile, un oggetto già abbiamo. Per i rituali, tutti oggetti per i rituali. Cos'era quella luce? Cosa sta succedendo in questo gioco? Allora, non sono bambini. Sono, guardando la forma, aspettate, sembrano dei soldatini, però hanno la testa allungata, sembrano quasi quelli che sono stati a cui hanno inserito quel cilindro che abbiamo incontrato per tutta la zona di prima. Ok, Non so se sono effettivamente cattivi, perché li ho attaccati io per primi. Ho dato per scontato che fossero malvagi. C'è qualche... Che cazzo è sta cosa? Cioè, almeno fa un po' di luce. Ok. La nostra scorciatoia. Qualcuno è morto. Ma questa scende. Ah, sì, giustamente scende perché eravamo saliti per andare al castello. È la nostra scorciatoia? Sì. Siamo tornati qua. Ok, sta succedendo qualcosa di veramente strano, eh? Continuo a dirlo, ma è così. Cioè, che cos'è questa luce che appare all'improvviso? Vediamo se sono malvagi. Siete malvagi? No. Non lo sono. Bellissimo, ragazzi. Mi inquietano non poco. Sti cosi qui, eh. Camminano a piedi scalzi accanto a me. Cos'è? Oddio che ansia, ragazzi. Oddio che ansia. Sembrano... dei nanetti, non lo so. I guerrieri piccoli. Non gli ho dato effettivamente tempo di farmi danno. E quello? È la madre. Ora mi attaccano. Sacchi di merda, lo sapevo. Lo sapevo. Sì, il cazzo, eh. Ora mi volete ammazzare tutti. E ora diventate buoni. Quindi io vi ammazzerò tutti. A prescindere.
perché siete delle merde e vostra madre è una cicciona. Non hanno armi. E c'è un oggetto qua, ho visto male. No, però c'è uno stronzo. Vediamo se il danno da punzicchiata è aumentato. Non lo so, vediamo. Perché in teoria non hanno una un'armatura leggera. Te ma attacchi, sei stronzo. Sono un pochino più resistenti, eh. Ok, ok. A posto, signora, li ho uccisi tutti, è contenta? Non è vero, qualcuno è rimasto. Suo figlioletto qua è rimasto. Che cazzo, signora, signora. Vada via. Ma è una donna. Sì, sì, è una donna. Quello che sembra essere il corpo di una donna. Signora, la pianti? Per favore, la pinzo, Signora, la pianti? Gli uccido il bambino. Io ho ucciso il bambino, signora. Allora, lei è un'obesa, quindi se la puncico dovrebbe subire più danno, effettivamente, così. Gemma del sangue umida, sporca, unta, lezza, schifosa, penzola. È carina questa zona, mi piace. 38.000 echi, Not bad. Ok, ok, ragazzuoli. Ragazzuoli, ragazzuoli. C'è il vuoto più totale. Qui sotto. Hanno messo dei libri dentro una gabbia. Perché questi occhi? Io non ho capito la funzione di questi occhi. Bimbo, sei calmo. È il danno che faccio con... Sei calmo, per favore. Oh, te c'è un elmo. È una palestra. Si stanno diventando più grandi, man mano andiamo avanti. Guarda un po'. Signora, li hai istruiti bene questi. Più o meno. Non hanno tanta mira, però. Va bene così, signora. Ok. Bene, siamo io e lei. Cazzo ho fatto. Mi ha avvelenato. Ah! No, perché non l'ho presa? Porca puttana, oh. Ha una catena. Per tenere a bada suo marito, immagino, Mentre lei si mangia le torte. Yes, bitch. Muori. Ok, bene, bene così. Qua c'è un oggettino. Elisir di piombo. Abbiamo raccolto degli oggetti che non abbiamo esaminato, ragazzuoli, me ne rendo conto. Anche prima di uccidere il rinato un po' di episodi fa. Un episodio fa. Quindi io salirei. Ho 44-45.000 echi circa. E punterei a trovare una lanterna a questo punto. Punterei a questo. Questo che la... Che cazzo è quello? Oh! Un cane unito a un corvo. Un esperimento. Ok, fa cagare comunque. Cioè, non fa cagare come cane sia come corvo. Però è interessante. E lì dei corvi.
Corvi cani. Ehi, abbaia. Abbaiate. C'era un cane in mezzo a... No, c'è un cane corvo. No, che figata, eh. C'è un cane corvo. Adoro queste cose. Allora, c'era un gioco per PC. Si chiamava, se non sbaglio, Impossible Creature. Si potevano unire gli animali proprio in questo modo. Cioè, te univi, che ne so, un gorilla insieme a... Allora, un pesce. Gli mettevi, che ne so, la testa del pesce e il corpo del gorilla. Aveva determinate caratteristiche, tipo respirare sott'acqua. L'animale più forte era la... come si chiama? Oddio. Credo che sia la... C'era la medusa, non lo so. La murena era l'animale più forte, ragazzi. Perché era elettrico. Un gioco bellissimo. Impossible Creature. Ok. Siamo entrati nella sua gabbia, stupendo. Gemma del sangue umida della tempra. Devo modificare le mie armi. E ragazzuoli, all'interno di questa gabbia io termino qui l'episodio. Come al solito, per sostenere questa serie vi invito a lasciare un mi piace se effettivamente vi sia piaciuto, vi è piaciuto questo episodio. E niente ragazzuoli, commentate qui in basso se avete qualcosa da dire. Al prossimo video. Ciao ciao.